Buonasera concittadini, faccio il punto della situazione per quanto riguarda il comune di Montevarchi in relazione al coronavirus. In base alle informazioni dell'ASL, i casi positivi nel comune sono saliti ad 8, quindi ad oggi registriamo 3 casi in più. Sono state date le disposizioni per nuove misure di isolamento per altre persone che erano entrate in contatto con i nuovi soggetti positivi fino al 27 marzo. La buona notizia è che le 50 persone, 45 bambini e 5 insegnanti che erano in isolamento fino al 17 marzo non hanno registrato segnali di contagio e quindi l'isolamento è terminato. Per quanto riguarda invece la raccolta fondi tramite il conto istituito dal Comune di Montevarchi appositamente per l'emergenza coronavirus da destinare totalmente all'ospedale della Gruccia, grazie all'azione promossa dalla Curva Sud, dall'Aquila Calcio, dall'Avis Montevarchi e dalla Memoria Rossoblù, ha registrato oggi un saldo di 5.858,13 euro. Quindi ringrazio i tantissimi concittadini che stanno donando, so di tante altre volontà che in questo weekend appunto provvederanno in tal senso e una piccola parte di questo gruzzoletto è già stato investito per l'acquisto di 200 mascherine FFP2 che ieri sera sono state già consegnate all'ospedale della Gruccia. Per quanto riguarda le donazioni, il Comune di Montevarchi ha provveduto a sue spese a donarne altre 100, sempre mascherine FFP2, e a donare mascherine anche a tutti i medici di base del Comune, i quali ne erano completamente sprovvisti e che avrebbero ricevuto i primi rifornimenti soltanto a metà maggio. Per quanto riguarda invece l'azione di sanificazione, abbiamo provveduto a sanificare tutto il territorio, ovvero le strade e i marciapiedi, i luoghi maggiormente di flusso, come prevede la normativa, sia Toscana, ma soprattutto grazie alla generosità, di altre imprese del nostro territorio, come Rossi SRL che ha messo a disposizione i trattori e il Saniscope Chimica che ha messo a disposizione invece i prodotti chimici. Questo ha permesso insieme agli operatori, del Comune di attraversare tutta Montevarchi, Levano e tutte le nostre frazioni naturalmente. Poi continua il servizio spesa a domicilio e qui ringrazio la Protezione Civile, l'Associazione dei Carabinieri in congedo, l'Associazione Bacong e la Cooperativa Giovani Valdarno, coordinata e un grazie speciale ai servizi sociali che da lunedì alla domenica offrono servizio a domicilio per gli anziani, per i disabili, le persone fragili, sia per quanto riguarda la consegna dei generi alimentari che dei farmaci. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. Ricordo il numero 339-8761-332. Sono stati a ieri fatti 69 interventi, 40 informazioni e 29 servizi per la spesa e per i farmaci. Infine, per quanto riguarda i controlli che vengono fatti sul territorio, la Polizia Municipale, in base alle direttive del DPCM dell'11 marzo, ha effettuato in media quotidianamente 72 controlli alle persone e 37 agli esercizi commerciali. E grazie all'ordinanza della Questura di Arezzo, da oggi i servizi vengono coordinati e integrati insieme a tutte le forze dell'ordine, che ringrazio di cuore perché stanno facendo insieme alla Polizia Municipale un grandissimo lavoro. Adesso chiediamo però a tutti i concittadini di aiutarci, quindi di stare a casa, perché l'unico modo per evitare il diffondersi del fenomeno è avere senso di responsabilità e quindi non pretendere i controlli, ma avere la coscienza per capire che si esce solo ed esclusivamente per le esigenze primarie.